Buona domenica e bentrovati con il consueto riepilogo delle notizie della settimana che si è appena conclusa. Lunedì 20 luglio, fronte comune dei sindacati e opposizioni nella difesa a oltranza dei dipendenti regionali, dopo le dichiarazioni del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che li ha definiti improduttivi. Non si fermano le polemiche dopo le dichiarazioni del presidente della regione siciliana a proposito dei dipendenti regionali che a Catania durante le giornate dell'energia ha definito improduttivi, affermando che l'80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera. Ma non ditelo ai sindacati, ha aggiunto, ora vogliono stare ancora a casa per fare il lavoro agile. Ma se non lavorate in ufficio, come pensate di essere controllati a casa? Da qua le dure repliche dei sindacati, compatti nella difesa dei lavoratori. Le dichiarazioni di Musumeci contro i dipendenti della regione siciliana sono di inaudita gravità e ribadiamo l'intenzione di procedere per vie legali a tutela dell'onorabilità di migliaia di onesti lavoratori, qualora ne ricorrano le condizioni. Rimaniamo però colpiti dal silenzio assordante dei partiti di maggioranza. Cosa ne pensano i deputati regionali e gli assessori delle dichiarazioni del governatore? Tutti d'accordo nel definire fannulloni 13.000 dipendenti, incalzano Giuseppe Badaglio e Angelo Locurto del SIAD CISAL. Le organizzazioni sindacali hanno sempre dimostrato disponibilità al dialogo, continuano Badagliacca e Locurto, sebbene il governo sia in ritardo su molti fronti. Il nuovo contratto dei dirigenti, ancora non applicato, la riqualificazione è rimasta lettera morta, i dispositivi di sicurezza che scarseggiano, nonostante il pericolo Covid. La riforma della pubblica amministrazione al palo, troppo facile scaricare la colpa sui lavoratori, quando è chiaro che la responsabilità dei disservizi è di chi è al comando. Fronte comune di CGIL, CISL e UIL che sottolineano è l'ennesimo scivolone del presidente dopo le infelici uscite sui dirigenti accostati incautamente ad altri mali e dire rilevano che Musumeci si era vantato di aver incluso nel suo programma elettorale riforme importanti per l'efficienza della macchina amministrativa e l'innovazione digitale. Nessuno sconto dalle opposizioni, già nel 2018, ricorda Giovanni De Caro, Movimento 5 Stelle all'ARS, Musumeci parlò di funzionari regionali che si comportano da criminali. A questa generica affermazione non ci risulta che sia seguita un'azione particolare da parte del Presidente, né mai arrivata risposta a una mia interrogazione presentata all'ARS su questo tema. I fannulloni vanno condannati senza se e senza ma non è certo sparando nel mucchio che si risolvono i problemi, a meno che ciò non serva a creare alibi all'ormai cronica improduttività di questo governo, che sarà ricordato solo per la sua insipienza e improduttività. Una carrozzina per disabili per poter godere del mare. Ad Aspra, la cerimonia di consegna, l'iniziativa è stata organizzata dall'associazione La città che vorrei. Siamo felici di riuscire a donare ad Aspra, come abbiamo fatto per Sant'Elia, una carrozzina da mare. L'obiettivo è dare la possibilità, e in questo ci hanno aiutato tantissimo con la loro azienda, momenti di spensieratezza, di svago a coloro che non hanno la possibilità di avere o una carrozzina personale o di trovare mezzi adeguati in una struttura e in un'area pubblica come questa. Quindi che ben venga l'ausilio da parte di tutti, spero soprattutto da parte dei cittadini che non compiano atti vandalici o che ne abbiano cura, un po' di tutto quanto, no? Così da dare la possibilità a grandi e piccini di poterne usufruire. Siamo contenti oggi di essere anche qui ad Aspra dopo l'anno scorso a Santa Flavia. Abbiamo donato questa carrozzina affinché possa essere utile per le persone disabili e per i loro familiari. Dico un grazie anche all'associazione, c'è una bella collaborazione tra noi e l'associazione, anche con l'amministrazione. Vorremmo fare tante altre cose, ma dico pian piano cercheremo di organizzarci anche con le associazioni, vedremo se ci sono altre necessità. Oggi siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto un piccolo obiettivo ma di grande significato. Abbiamo portato la carrozzina a mare.
qui ad Aspra, viste le richieste dei tanti cittadini appunto che ci chiedevano questa esigenza, e finalmente abbiamo mantenuto la promessa. Siamo qui ad Aspra proprio per consegnare ufficialmente la carrozzina e dare la possibilità a tanti amici disabili che appunto non potevano accedere sulla spiaggia e al mare, e finalmente lo potranno fare. Martedì 21 luglio, operazione Eride, colpo al clan mafioso di Corso Calatafimi. I carabinieri hanno arrestato 15 persone a Palermo, ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, reati commessi con l'aggravante delle finalità mafiosa. 15 manette a Palermo, colpo al clan mafioso di Corso Calatafimi. Nell'operazione dei carabinieri del comando provinciale, gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, commessi con l'aggravante delle finalità mafiose. L'indagine diretta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca costituisce un'ulteriore fase di un'articolata manovra condotta dal nucleo investigativo di Palermo sul mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli, in particolare sulla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, che ha consentito di comprovare la perdurante operatività di quell'articolazione di Cosa Nostra. Alcuni degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini erano già confluiti nel provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Palermo ed eseguito il 4 dicembre 2018, operazione Cupola 2.0, con la quale era stata smantellata la nuova commissione provinciale di Cosa Nostra palermitana, che si era riunita per la prima volte il 29 maggio 2018. In quel contesto erano state tratte in arresto 10 persone ritenute appartenenti al mandamento mafioso di Pagliarelli, tra cui Settimo Mineo, presunto capo del mandamento mafioso, Filippo Annatelli, presunto reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, e Salvatore Sorrentino, referente del villaggio Santa Rosalia. La complessa indagine ha rivelato, secondo la ricostruzione degli investigatori, uno spaccato della realtà mafiosa palermitana e del suo diretto coinvolgimento in dinamiche legate al traffico e alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti di diverso genere, i cui proventi, decurtati del guadagno dei singoli spacciatori individuati e autorizzati a smerciare droga dal sodalizio, confluivano nelle casse dell'organizzazione. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, si traccia una riorganizzazione della struttura criminale preposta alla gestione del traffico e della vendita di stupefacenti nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. La rimodulazione degli assetti veniva proposta a Filippo Annatelli, reggente della famiglia mafiosa, da un affiliato della conserteria Salvatore Marino, deciso a convincere il proprio referente mafioso ad affidargli, a pochi giorni dalla sua scarcerazione, la direzione operativa delle attività legate allo smercio di droga nell'area controllata dal sodalizio. Il progetto proposto da Mirino avrebbe ottenuto l'avallo della figura verticistica della famiglia e avrebbe comportato la contestuale estromissione dei soggetti sino a quel momento deputati a gestire il traffico illecito. Attraverso lo stretto monitoraggio degli affiliati si è riusciti a documentare le fasi precedenti, concomitanti e successive all'incontro riservato avvenuto nel febbraio 2017 all'interno di un'agenzia di onoranze funebre fra Filippo Annatelli e Salvatore Mirino, in cui si sarebbe deciso, in favore del secondo, di estromettere il sodale precedentemente incaricato della gestione del traffico di stupefacenti, individuando la necessità di affidare a nuovi personaggi di massima fiducia il controllo della vendita di droga su Corso Calatafimi. Coronavirus, dalla regione 2 milioni e mezzo per attrezzare le spiagge libere con le misure per favorire il distanziamento interpersonale e scongiurare il contagio tra i bagnanti. Un investimento da 2 milioni e mezzo di euro per attrezzare le spiagge libere di 126 comuni siciliani con misure per favorire il distanziamento interpersonale e scongiurare il contagio fra i bagnanti. È quanto deliberato al governo Musumeci nell'ambito di misure anti-Covid-19 e del contestuale rilancio dell'attività turistico-ricreativo nell'isola. L'atto proposto dagli assessori all'ambiente e alla salute, che prevede la collaborazione dell'ANCI Sicilia, spetta infatti istituzionalmente ai comuni un servizio di vigilanza con presenza di bagnini di salvataggio e vigilanza, punta a dare un nuovo look alle spiagge pubbliche, dotandole di nuovi servizi e dei protocolli necessari per evitare il contagio anche durante le ore di relax.
Nelle spiagge libere siciliane, oltre alla fornitura di DPI per il personale addetto all'assistenza dei bagnanti, faranno così la loro comparsa i kit di sanificazione, una cartellonistica informativa con tutte le norme anticontagio, ma anche i segnaposto per aiutare a rispettare la distanza tra gli ombrelloni. Tra i nuovi servizi sono previsti anche i percorsi dedicati all'accessibilità al mare per i diversamente abili, la videosorveglianza e l'implemento dei controlli delle spiagge da parte della polizia locale mediante un fondo che verrà destinato all'integrazione oraria. Il progetto è finanziato attraverso le risorse della Protezione Civile Siciliana previste per l'emergenza coronavirus. Le attività infatti prevedono anche il coinvolgimento attivo dei volontari del Dipartimento regionale e prenderanno il via a breve. Appena 3 mesi fa, in pieno lockdown, ricorda l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, immaginare una stagione balneare era ambizioso, se non addirittura impossibile. Oggi, grazie alle misure di contrasto al virus adottate al governo, la Sicilia viene percepita come un territorio sicuro, ma occorre sempre mantenere alta la guardia per non vanificare quanto fatto da tutti nei momenti più difficili dell'emergenza. Questo progetto completa di fatto il percorso avviato con il protocollo turistico-sanitario Sicilia Sicura, puntando ad una accessibilità alle spiagge libere che deve essere comunque associata al rispetto delle regole. Mercoledì 22 luglio, nubifragio del 15 luglio a Palermo, il sindaco Orlando è intervenuto in consiglio comunale. Rispetto ai progetti per la prevenzione, ha ricordato che la città è stata commissariata nel 2014 dall'allora governo Crocetta per quanto riguarda il sistema fognario di depurazione. La vicenda è all'esame della Corte dei Conti. L'alluvione del 15 luglio è stato uno degli argomenti al centro della seduta del Consiglio Comunale di Palermo che si è svolta in via telematica. Nel suo intervento il sindaco Orlando ha ribadito che si è trattato della pioggia più violenta degli ultimi 150 anni. Nonostante questo e nonostante la totale assenza di allarme da parte della Protezione Civile regionale, non vi è stata alcuna vittima, grazie anche al coraggio, ha detto, e al pronto intervento di tantissime persone che si sono adoperate per aiutare e salvare le persone in difficoltà. Fra questi tanti agenti di polizia e semplici cittadini. Rispetto ai progetti per la prevenzione, Orlando ha ricordato che la città è stata commissariata nel 2014 dall'allora governo Crocetta per quanto riguarda il sistema fognario di depurazione, con l'incarico affidato all'assessore contraffatto. La vicenda è all'esame della Corte dei Conti. Abbiamo denunciato, ha detto Orlando formalmente, la circostanza che la Regione non finanziava le opere già progettate al Comune e poi, dopo, invocava il mancato bando per le gare da parte dello stesso Comune. Con riferimento alle opere contro il dissesto idrogeologico dal 2014, ancora per effetto di una decisione della Regione, il commissario e il presidente della Regione, prima Crocetta, oggi Musumeci, che hanno a loro volta delegato Maurizio Croce. Ancora in tema di prevenzione, il sindaco ha affermato che c'è un progetto presentato da tempo dall'AMAP, ma che non si è potuto mettere in gara proprio perché i poteri sono commissariali e riguarda la ristrutturazione del ferro di cavallo, fondamentale per affrontare emergenze come quelle che si sono verificate il 15 luglio. Infine Orlando ha preannunciato una relazione che sarà trasmessa, oltre che al Consiglio Comunale, anche alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Nella replica il sindaco ha affermato di avere sempre sostenuto l'inaffidabilità del commissariamento e sempre manifestato le perplessità in occasione di incontro con ministri ed esponenti dei vari governi nazionali che si sono succeduti da quella data. Sequestrati 10 milioni di euro a Giuseppe Lipera, ex collaboratore di giustizia. La DIA di Caltanissetta ha messo i sigilli al patrimonio dell'imprenditore, protagonista negli anni 90 del sistema mafia e appalti. La DIA di Caltanissetta ha sequestrato su ordine della sezione misure di prevenzione del Tribunale beni per oltre 10 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Lipera, 71enne di Polizzi Generosa, da anni residente a Caltanissetta. Il provvedimento di sequestro trae origine da un'attività investigativa condotta dal Centro Operativo Nisseno e coordinata dal primo reparto della DIA,
che ripercorrendo la sua carriera imprenditoriale dalla metà degli anni Ottanta ne ha accertato la rilevante ascesa grazie ai continui rapporti intrattenuti con i vertici mafiosi siciliani, i quali gli hanno consentito di accrescere illecitamente il proprio patrimonio. Le indagini hanno svelato un quadro d'insieme caratterizzato da un complesso reticolo societario, solo formalmente riconducibile a soggetti terzi, ma indirettamente a lui collegati e solo apparentemente svincolato da connessioni con il mondo della criminalità organizzata. La storia di Giuseppe Lipera conta anche una formale collaborazione con la giustizia, iniziata nel giugno 92 e da lui interrotta nel gennaio del 2001, anno in cui cominciò l'ascesa imprenditoriale delle sue numerose società, intestate a prestanome e operanti nei settori dei parchi eolici in provincia di Catania, Messina e Trapani, dell'edilizia privata residenziale. Le indagini della DIA hanno accertato come Lipera, in oltre 30 anni di attività imprenditoriale, abbia intrattenuto rapporti d'affari senza soluzione di continuità con mafiosi del calibro di Antonino Giovanni Buscemi, Giovanni Brusca, Angelo Sino, Vito Nicastri e con l'imprenditore nisseno Pietro Di Vincenzo, destinatario di una delle più ingenti confische per mafia. Giovedì 23 luglio. Mafia, maxi sequestro di oltre 1 milione di euro della Guardia di Finanza di Palermo nei confronti del presunto boss di Valle d'Olmo, Mario Rosolino Cascio. Sequestrati immobili, un mini market e una rivendita di pietre e marmi. Sequestro per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro di immobili, aziende e disponibilità finanziarie nei confronti degli eredi del defunto Mario Rosolino Cascio, classe 53, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. Mario Rosolino Cascio è stato indagato nell'ambito dell'operazione Black Cat per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per ulteriori reati legati alla detenzione e porto illegale di armi, condotte aggravate dal fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Termini Imerese avevano portato nel 2016 all'arresto di 33 soggetti riconducibili ai mandamenti di Trabia e San Mauro Castelverde. Cascio è deceduto nel 2015, quindi prima dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari, ma le indagini svolte hanno permesso comunque di dimostrare che aveva diretto la famiglia mafiosa di Valle d'Olmo, dedicandosi alla commissione di estorsioni, atti intimidatori e danneggiamenti, intrattenendo riservati e clandestini rapporti con diversi sodali del suo mandamento e di altri, nonché svolgendo funzioni direttive e ponendosi anche quale punto di riferimento per l'approvvigionamento di armi per l'organizzazione. La Procura della Repubblica di Palermo, tenuto conto di tali condotte, ha pertanto delegato accertamenti economico-patrimoniali agli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo. Sulla base delle evidenze raccolte, il Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro di 2 immobili, 2 aziende, un mini market e una rivendita di pietre e marmi, tutti siti in Valle d'Olmo, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari ad oltre 1 milione di euro. L'odierno sequestro valorizza un'importante possibilità offerta dalla normativa in materia di prevenzione patrimoniale antimafia, che infatti non si esaurisce con la morte del proposto, ma consente l'esercizio dell'azione di prevenzione nei confronti degli eredi del soggetto socialmente pericoloso nel termine di 5 anni dal decesso. Il provvedimento di sequestro è stato dunque emesso nei confronti della moglie e dei figli di Cascio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che i beni oggetto del sequestro fossero stati in concreto nella disponibilità di Cascio e che tali investimenti rappresentino il frutto delle attività illecite esercitate o il reimpiego dei relativi proventi. Il presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha ringraziato i lavoratori portuali del sistema per il loro impegno nel corso dell'emergenza sanitaria ed ha inoltre puntato l'accento sulla ripartenza dopo il lockdown, con particolare riferimento al settore crocieristico. La ripartenza delle crociere è fondamentale per far riprendere l'economia anche in Sicilia. Sì, è un segnale che abbiamo chiesto di attenzione al governo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già sottoscritto un protocollo con le compagnie. È fondamentale la tutela della salute pubblica, ma dall'altra mi auguro che il Ministro Speranza possa dare il via libera nel più breve tempo possibile a questo protocollo che consente, ripeto, la riattivazione del circuito crocieristico in piena sicurezza. Noi dal lato porto abbiamo fatto i nostri investimenti per garantirla, gli imprenditori del mare, gli armatori
operatori hanno fatto lo stesso sulle proprie grandi navi da crociera. L'indotto vale centinaia di milioni di euro per il mezzogiorno. Io trovo che questo, visto le ripartenze a terra, debba essere un argomento da trattare con immediatezza sul tavolo del governo. Le crociere devono partire per dare, dopo il lockdown, uno sviluppo alla Sicilia. È normale che le crociere sono determinanti per il turismo, per i flussi turistici che arrivano in Sicilia, e quindi è importante che anche il Ministero dei Trasporti si attiva affinché arrivano le crociere in Sicilia, che è uno sbocco anche sia lavorativo ma anche per i porti siciliani. I dati sul turismo in Sicilia sono positivi, il sistema marittimo e portuale, anche con la giornata di oggi, la sospensione dello sciopero per la ritrovata, come dire, normalità soprattutto dei lavoratori portuali e dei lavoratori marittimi, e quindi la positività dell'emendamento, ci dicono che il sistema portuale e il sistema marittimo sono ovviamente reddito per la nostra regione. Dobbiamo farlo diventare un PIL fondamentale. PIL significa sviluppo, significa occupazione concreta, ed è per questo che oggi ci siamo qui riuniti anche con i lavoratori, oltre che con gli stakeholders, per dire che uniti assieme con la condivisione i risultati si ottengono anche in una terra difficile come la nostra. Far ripartire le attività legate alle crociere. E in questo senso bisogna subito rilanciare le attività portuali fra quelle infrastrutture su cui occorre fare la ripartenza. Io penso che questo è l'anello che può diventare l'anello fondamentale per il rilancio dell'economia, e in questo momento è quello che può realmente rilanciare le attività, partendo dalle attività del turismo, che oggi sono quelle che maggiormente in sofferenza in Sicilia. E i porti, e il porto di Palermo può essere, diciamo, fondamentale. In questo contesto è chiaro ed evidente che il lavoro portuale e i lavoratori dei porti possono essere protagonisti di questa vicenda. Venerdì 24 luglio, mafia, sequestro della Guardia di Finanza di Enna, al patrimonio del boss di Val Guarnera, beni per 600.000 euro. Sigilli anche a una lussuosa villa usata come luogo per gli incontri dei latitanti mafiosi. Ammonta ad oltre 600.000 euro il patrimonio sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Enna ad un imprenditore originario del comune di Val Guarnera Caro Pepe, ora emigrato negli Stati Uniti, coinvolto in numerose operazioni antimafia per aver favorito la latitanza di esponenti di spicco di Cosa Nostra del calibro di Giuseppe Madonia, capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta, e Bernardo Provenzano, così come sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia. Accuse di mafia da cui, per varie vicissitudini in passato, è uscito indenne da condanne, ma che sono state ritenute sufficienti per i giudici della prevenzione a ravvisare la pericolosità sociale dell'anziano imprenditore, che nel 2003 era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. All'esito di mirate investigazioni finanziarie del nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno dimostrato che l'imprenditore, conosciuto come il padrino di Val Guarnera, aveva acquistato beni immobili intestati a familiari prestannome con soldi di dubbia provenienza. Dopo le indagini è così scattato il sequestro di 5 immobili e 7 terreni, tutti ricadenti nel territorio di Enna e Val Guarnera Caro Pepe, tra i quali una lussuosa villa indicata da più collaboratori di giustizia quale luogo di incontro dei latitanti mafiosi. I beni sono adesso affidati ad un amministratore giudiziario incaricato dal tribunale. Al cimitero dei Rotoli di Palermo, alcuni allievi della piccola Accademia dei Talenti hanno deposto delle composizioni floreali di stoffa sulla tomba di Franco Franchi, un gesto simbolico di rinascita dopo il lockdown. Io credo che ormai lo sappiano tutti, è voce comune, la generosità, il cuore, ripeto, non il cuore inteso soltanto economicamente parlando, la sua generosità in questo senso, ma proprio come persona, sempre disponibile, affettuoso, umile, soprattutto umile, dignitoso, quindi penso che la gente ormai questo lo abbia veramente compreso, ed è per questo che secondo me lo ama. Lo amano perché innanzitutto come uomo e poi come artista. A proposito di artista, è bello vedere che anche dei bambini hanno partecipato, anzi sono stati protagonisti di questa iniziativa.
Sì, anche a me questo fa molto piacere, che accademie come quelle di Simona aiutino questi ragazzi a trovare la loro strada. L'arte è secondo me il lavoro più bello. Mio padre non lo definiva neanche un lavoro. Quando lui, diciamo, si alzava per andare a lavorare, non diceva vada a lavorare, perché per lui era la vita. Quindi questa gioia di stare a contatto con le persone, di trasmettere quello che si ha dentro. È meraviglioso che esistano delle scuole così. La città continua a ricordare un suo amatissimo artista, ma si aspetta sempre il museo. Di questo apprendo oggi che ci sono stati probabilmente dei ritardi. Io mi sono insediato da appena una settimana, sapevo di quella dell'assegnazione che è stata fatta di Palazzo Tarallo. Sarà chiaramente mio interesse e diciamo darò la priorità a capire cosa è successo e soprattutto cosa si può e si deve fare per questo grande artista. Quindi lo prende come un impegno? Bene, sto prendendo tanti impegni, ma questo è un impegno particolare, anche perché viene fatto in questo luogo che non è un luogo di morte, ma è un luogo di memoria viva. E in questo caso, nel caso di Franco Franchi, è una memoria che ancora oggi è presente. L'omaggio è stato pensato nel ricordo di Franco Franchi principalmente come uomo. E poi dopo come artista, perché la forma mentis appunto di Franco Franchi si avvicina molto a quella che è la nostra, della piccola Accademia dei Talenti, quindi creare prima appunto uomini, ragazzi, quindi formarli e poi dopo successivamente creare gli artisti, quindi semplicemente per questo. E poi lo consideriamo un po' come un membro della nostra grande famiglia, e quindi da qua l'idea di porre questo piccolo omaggio floreale realizzato manualmente dai bambini assieme alla professoressa Sara Leone e venirli qui a deporre oggi al cimitero. Speriamo di portare avanti questo progetto del museo, dove c'è tanto materiale messo a disposizione dai figli di Franco e Ciccio, che appunto lo metteranno a disposizione per le persone, e così si potrà ancora rivalutare la memoria di questi due grandi artisti con questo spazio che si può aprire a Palermo benissimo. Nel 2019 l'ex assessore alla cultura Cusimano aveva deliberato il posto, che era appunto un ampio salone di Palazzo Tarallo al primo piano. Abbiamo solo questa lettera bloccata, non so per quale motivo, dal 2019 che non sappiamo più nulla. Siamo fermi, sicuramente c'è stato pure il problema del coronavirus che ha bloccato tantissime cose, e quindi speriamo che a più presto si possa risolvere questa questione del museo delle maschere siciliane dedicato appunto a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Sabato 25 luglio, a 50 anni dalla scomparsa, la Polizia di Stato ritrova la preziosa tela raffigurante Maria Santissima del Lume, scomparsa dalla Cappella dello Spirito Santo all'Ospedale dei Bianchi di Corleone. Il dipinto raffigurante Maria Santissima del Lume, risalente al XVIII secolo e di autore ignoto, scomparso 50 anni fa a Corleone, oggi verrà restituito dalla Polizia di Stato alla Diocesi di Monreale. La preziosa tela occupava uno dei due altari della Cappella dello Spirito Santo all'Ospedale dei Bianchi di Corleone, posta frontalmente a una seconda tela gemella della medesima epoca e dello stesso autore, tuttora esistente, custodita presso la Chiesa Madre di Corleone. A distanza di tanti anni, i poliziotti del commissariato corleonese, sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Termini Merese, hanno recuperato la tela in buono stato di conservazione. Il ritrovamento e la restituzione del dipinto sono atti di legalità che riaffermano la presenza dello Stato e della sua autorità e permettono alla comunità corleonese di riappropriarsi di parte della sua storia. L'opera verrà riconsegnata all'Arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, nell'ambito di una cerimonia che vedrà presente, tra le altre autorità, il sindaco di Corleone, Niccolò Nicolosi. Formazione professionale, approvata la delibera di giunta che sblocca 15 milioni di euro a copertura del fondo di garanzia per i lavoratori. Dinanzi l'assessorato al bilancio, ecco, quali importanti novità per il comparto della formazione? Ieri sera hanno approvato finalmente in giunta
L'emendamento che apposta i 15 milioni di euro e finalmente si potranno pagare questi ammortizzatori sociali che da 8 anni i lavoratori aspettavano. Per tutto questo io ringrazio l'onorevole Vincenzo Figuccia che è stato il promotore dell'emendamento e spero che questo sia l'inizio dei diritti che sono stati calpestati ai lavoratori. Dopo tanti anni di diritti negati finalmente arriviamo ad un punto di caduta. Il SIFUS è stato assolutamente costante in questa battaglia, dal segretario nazionale Maurizio Grosso ai suoi rappresentanti provinciali con Costantino Guzzo in testa, è riuscito a far concretizzare un risultato importantissimo. 7 lunghissimi anni di risorse dovute ma non ottenute. Finalmente, a seguito di quella legge che abbiamo presentato al momento della legge di stabilità, un emendamento con il quale stanziavamo 15 milioni di euro a copertura del fondo di garanzia, questi lavoratori, una buona parte di questi lavoratori, potranno ricevere un ristoro, delle risorse. È un modo per ricominciare. L'assessore La Galla in realtà ci ha accompagnato in questa intuizione. Ci sono state una serie di sbavature e alcuni ritardi, ma l'importante è che finalmente siamo riusciti a raggiungere il risultato finale. Il risultato dovuto alla perseveranza di un sindacato che non molla mai. È cambiata pagina ed è cambiata pagina perché è cambiato il sindacato. Quando sostengo che è cambiato il sindacato mi riferisco al grande lavoro, allo straordinario lavoro che è stato messo in piedi da tutti i lavoratori che ci hanno creduto e che stanno sostenendo con tenacia e con determinazione quelle che sono le strategie sindacali del SIFUS. Oggi arriva il primo grande risultato concreto che a nostro giudizio deve servire per incoraggiare ancora di più i lavoratori che in questi anni si sono scoraggiati ad avere fiducia, ad avere convinzione nei propri mezzi e soprattutto nelle azioni di lotta messe in piedi dal SIFUS, perché siamo convinti che questo risultato sarà foriero di tutti i risultati che ancora devono arrivare, perché è chiaro che non è che è una goccia in un oceano. Questi lavoratori naturalmente non aspettano l'elemosina, tra virgolette, ma aspettano concretamente di essere ricollocati. Il nostro compito adesso è quello di lavorare nella direzione di mettere assieme il Ministero del Lavoro e i due assessorati siciliani alla formazione e al lavoro, perché si deve trovare la quadra per ricollocare in maniera stabile e definitiva questi lavoratori che fino a qui hanno davvero pagato e forse pagato da solo per le disgrazie che sono succedute all'interno di un comparto che sicuramente va gestito in un'altra maniera, in un altro modo. Quindi la determinazione dei lavoratori è fondamentale per l'ottenimento non solo dei diritti negati, ma del risultato a divenire, che è appunto quello della ricollocazione. Ancora buona domenica, anche per oggi è tutto, vi do appuntamento ai TG di Media News.